Redmi 5 Plus, versione global, aggiornamenti OTA ufficiali, sì o no? Allo scorso video sul Redmi 5 Plus, ho detto qualche baggianata che vorrei oggi chiarire. Avendo timore di briccare lo smartphone a seguito di aggiornamenti, ho richiesto a Xiaomi la convalida del mio account per poter avviare lo sblocco. Una volta ricevuto conferma via SMS, ho avviato la Plex VPN, per simulare di essere fisicamente in Cina con il telefono. Una volta eseguito il login, si seleziona il server Cina, Shanghai, e con un tap ci si connette. Ok. Connesso. Quindi mi sono spostato in impostazioni, info sul telefono, ed ho pigiato più volte sopra la versione MIUI per ottenere le opzioni sviluppatore. Sono così tornato nel menu principale, fino a trovare la voce, impostazioni aggiuntive. Opzioni sviluppatore. Qui ho attivato lo sblocco OEM, attenzione, le funzioni di protezione non funzioneranno finché questa impostazione è attiva. Ed ho premuto attiva. Attivato anche, debug USB. Il debug USB è inteso solo per scopi di sviluppo. Usalo per copiare dati dal tuo computer al tuo dispositivo, installare applicazioni sul tuo dispositivo senza notifiche, e leggere i dati dei log. Certo, ho capito, e pigiato ok. Ci siamo quasi. Un clic su, Statomi Unlock. Perché i dispositivi dovrebbero essere bloccati? Blocchiamo i dispositivi per assicurarci che i tuoi dati siano sicuri e che non vengano inviati a terze parti. Se necessiti di entrare in modalità fastboot, e di flashare il tuo dispositivo, puoi sbloccarlo. Ricorda, non sarai più in grado di usare Trova Dispositivo dopo che il telefono verrà sbloccato. Accetto i rischi, ma voglio comunque sbloccare il mio dispositivo. Tocca il bottone in basso per associare il tuo account a questo dispositivo. Quindi vai al sito MIUI per scaricare lo strumento di sblocco e installarlo nel tuo PC. Un clic su Aggiungi account. Il numero di telefono già era precompilato, ho aggiunto quindi solamente la password e pigiato, accedi. Acconsento per 3 volte, ed elimino il backup sul cloud Xiaomi. Ne ho già fin troppi backup. Lasciamo invece il Trova il mio dispositivo. Importante lasciarlo attivo, perché siamo in Cina, ricordate? Ed ecco il mio account associato. Un passo indietro. Ok, a questo punto ho pigiato, e... non va una mazza, ovvio. Errore, 86.006. Questa, non essendo una versione developer, né una versione cinese, non è sbloccabile. Tutto questo, invano, per arrivare alla conclusione che i vari bricletti nei vari forum, sono inerenti a tentativi di aggiornamento OTA, da ROM non global ufficiali. Io, avendo acquistato lo smartphone presso Grosso Shop, ed avendo la certezza sia una versione originale della ROM globale, posso tranquillamente effettuare tutti gli aggiornamenti OTA che mi arriveranno. Eseguito tutti questi passaggi nel tentativo di sbloccare il bootloader, per niente. Ma preferisco procedere con cautela, piuttosto che utilizzare il mio Redmi 5 Plus come fermaporte. Con l'animo in pace, sono così tornato alla home, impostazioni, info sul telefono, aggiornamento di sistema. Trovata la versione 9.2.6, ho dunque, con qualche esitazione, pigiato, aggiorna. Atteso il download ed riavviato il dispositivo. Ed, incrociando le dita, atteso. Wow, si è avviato. Impostazioni. Info sul telefono, magnifico. MIUI 9.2.6 installata correttamente in pochissimi minuti.
Nessun aggiornamento disponibile. Beautiful. In conclusione, se acquistate uno smartphone con ROM Global Version, che sia ovviamente 100% originale, non avrete nessun problema di alcun tipo negli aggiornamenti OTA futuri, avrete la lingua italiana già caricata, ed anche Google Play Store. Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like, condividetelo con chi pensate ne abbia di bisogno, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!